Io sono lui e ha inizio una nuova giornata super pazza. Oggi ci aspetta qualcosa davvero di super folle, di super bello, sarà super gasato. Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per entrare a far parte del Team Troll della nostra squadra, la più grande e forte di YouTube, cliccando il tasto iscriviti sotto il video e facendolo esplodere. Oggi è davvero il mio grande giorno, perché udite udite, è finalmente arrivata la mia nuova moto. È arrivato il mio nuovo motore, non vedevo l'ora. Sono super gasato, vi rendete conto? L'anno scorso, o qualche mese fa, non mi ricordo, ho già preso una moto Grossi, il mio motocross. Vai alla clip. Vado. Quello è stato un regalo di Sofì e probabilmente è stato uno tra i giorni più emozionanti della mia vita. È stato un regalo super inatteso ed emozionante. Fin da quando ero bambino desideravo avere un motocross, e finalmente quando l'ho avuto tra le mani è stato un sogno. Ma oggi ho deciso che sarò io a voler sorprendere Sofì, e quindi non è lei che mi sta regalando la moto e mi sta facendo una sorpresa, ma io che mi sono comprato una moto e sto facendo una sorpresa a lei. Lei non ne ha idea, perché non la conoscesse Sofì, la mia ragazza. E lei oggi non ha idea che io ho preso una nuova moto. Probabilmente quando la vedrà mi vorrà uccidere, perché mi dirà: scusa, hai una moto nuova che ti ho regalato io quest'anno e te ne sei comprato un'altra, ma sei pazzo? E io a quel punto le dirò: Sofì, le moto sono una passione, io amo le moto, come amo te, come amo Ray, come amo Kira. E poi, lo sai, sono pazzo, c'è qualcosa che non va in me. Dobbiamo pensare un modo per non farla arrabbiare. Come possiamo fare? Idea! Prima di tutto direi di prepararla al colpo, cioè non farle vedere direttamente la moto, perché ci potrebbe davvero rimanere. Quindi la chiamiamo e le ricordiamo che oggi è il suo grande giorno, perché le farò una sorpresa. Sofì! Ciao! Che fai? Guarda cosa qui, vedi? Il guinzaglio? Sì! Sei con Ray? Sì, sono a portare lei a fare i bisognini, faccio la dog sitter. Voglio vedere Ray, fammi vedere Ray. Piccolo, saluta papino, saluta. Figlio mio, mi manchi! È la mia palla di cacca e pipì. Lo sai? Ray è zappa la vigna. Che fa? Zappa la vigna. Zappa la vigna? Ma è impazzita. Guarda, zappo, zappo. Ti sto chiamando perché, come ti dissi ieri, oggi c'è la tua sorpresa. Non era mia sorpresa, era tua sorpresa. Sofì, ti devo parlare, ti devo dire una cosa. Eh? Niente, niente, mi vuoi un regalo? Sì, in realtà è una sorpresa più che un regalo. Ovvero, ti volevo dire, Team Trot, tenetevi forte. Ok, mi tengo forte. Che domani vado a prendere la mia nuova moto! Sì! Bene, direi che ci vediamo tra mezz'ora da tua nonna. Da mia nonna? Ok, sì. Va bene. Ti aspetto lì, mi raccomando, puntuale. Ciao! Prima di andare però ho come l'impressione che questa chiamata vi abbia confuso un po', perché in realtà Sofì già sa che io ho preso una nuova moto, ma non sa che tipo di moto è. Infatti la vera sorpresa, e ciò che la farà davvero arrabbiare, è il fatto che io ho comprato un altro motocross. Sono pazzo! E questa cosa qui lei non la capirà affatto, non capirà il perché ho comprato un'altra moto, ma anche voi magari in questo momento non starete capendo perché ho comprato un altro motocross. Ne vedrete delle belle. Oggi succederà veramente un casino. Quindi tenetevi forte, allacciate le cinture e andiamo dalla nonna di Sofì. Oh! Wow! Rieccoci! Dentro e qui davanti a me c'è la nuova moto. È uno spettacolo e io l'adoro. State per conoscere Grossi 2.0. Voi immagino si staranno chiedendo: ma lui, perché hai comprato un'altra moto uguale a quella che già avevi? In realtà non sono proprio uguali. Questo modello è Six Days 2019 Cile, mentre quello che avevo era il modello 2018 Francia. Differenze sostanziali non ce ne sono, se non fosse che questa in realtà è una cilindrata un po' più piccola di quella che avevo. Quella che avevo era 450, mentre questa è 350. Ho deciso di scendere di cilindrata perché la 450 per me, che ero inesperto nella guida, era diventata davvero 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 difficile. Era una moto troppo potente
Loaded, mentre 350 è molto più gestibile. Per tutti quelli che staranno scrivendo nei commenti: Lui, ma questa è una moto d'enduro, non è un motocross. Lo so che è una moto d'enduro. Solo che probabilmente molte delle persone che staranno guardando questo video non sanno la differenza tra motocross e enduro, e quindi dico che è un motocross. Ma lo so che è enduro, faccio enduro. E a proposito, sotto tutte le foto che carico di Crossi 2, Crossi 1 e foto mie, mi scrivete: Lui, perché non fai motovlog? Beh, in realtà non faccio motovlog perché penso che a molti di voi non interessino. Ci piace di più vederci fare pazzie, non girare sopra la moto. Però, visto che me lo chiedete davvero in tanti, ho deciso di lasciar scegliere a voi. Se questo video raggiunge 100.000 mi piace, realizzerò il mio primo motovlog. Ovvero con la GoPro in testa, con la GoPro nella moto, andrò in giro per le montagne e riprenderò il tutto. A voi la scelta. Non vi nego inoltre che cado spesso, quindi se facessi un motovlog probabilmente riprenderei molte delle mie cadute, come ad esempio questa. Ma adesso è giunto il grande momento. Stiamo per scoprire la reazione di Sofì. Come la prenderà? Sarà stupendo. Avrà una reazione incredibile. Eccola. Tre. Ciao. Ciao. Mi fai sempre spaventare. Sono così brutto? C'entra, fai sempre tipo io. Sì, ok. Kira. Yeah, yeah, ni. Mi sei mancata. A te manca Ray? Da quanto è che non lo vedi? Non credo proprio che le manchi. Ma comunque, guarda le ciance, è giunto il tuo momento. Stai per scoprire la mia nuova moto. Vai, non vedo l'ora. Ok, allora, calma, copriti gli occhi. Ci vedi quanti sono? 4. Adesso? Non vedo. 8. Quanti? 3. Non lo so, non vedo. Ok, ti guido io. Vai avanti. Ok, ferma, ci sono i gradini. Aspetta, scendi piano piano, un piede alla volta. Scendi un altro gradino. L'ultimo. Ok, rimani così, prendi la videocamera. Ok. Aspetta, sto arrivando. Sbircio. No, non ho sbircio. Chiudo. Chissà come sarà. Sono super curiosa. Non vedo niente. Non vedo nada. Non vedo nothing. Nulla. Ma non arriva. Dov'è? L'hai chiamata Crossi? Questa è Crossi 2.0, la mia nuova dorata moto. Crossi 2.0? Potevi inventare un altro nome. Però aspetta, non c'era proprio bisogno di dargli un altro nome, perché in fondo, se la guardi meglio, è proprio come Crossi. Lui è identica, cosa cambia? Questa è una 350 KTM 6 Days 2019 Chile. Lui è identica a quella di prima. Uguale, non cambia proprio nulla. Identica. Io pensavo che fosse una moto da passeggio, non so, un Vespone, uno scooter, qualcosa per fare i viaggi lunghi, un motore comodo. No, no. Invece è proprio uguale. Cioè, hai un'altra moto identica alla prima? Ma identica cosa? Cambia tutto. Lui, sei un cretino. Ti sei fatta più fare un'altra moto uguale. Ah, più cosa? Sicuramente chi te l'ha venduta ti avrà detto: sì, sì, signor Lui, questa è diversa, per fartene comprare un'altra. E tu ci hai creduto. Sei proprio caduto nel loro tranello. Sai qual è la cosa che mi fa ancora di più innervosire? Che io non ho un mezzo di trasporto, non ho un'auto, la mia si è rotta, non ho un motore, non ho una Vespa, non ho niente, non ho neanche la bicicletta. Mentre tu non solo hai Polar, ma hai pure Eh sì, tu. Ho Polar. No, calma, adesso. Smettila, è la moto nuova. Lui sicuramente tiene di più a loro che a me. Ma che stai dicendo? Guarda cosa faccio. No, basta, non toccare, questo non toccare. No, questo è clutch, questo per spegnere la moto. Basta! Tu ne aveva una cretina, ora ne ha due cretine. Fa schifo. Fa schifo, è bellissima. Tu? No! Adesso pulisci, mannaggia. Che schifo. Ti dirò di più, io sono arrabbiatissima con te. Sì? Se tu vuoi il mio perdono, mi dovrai comprare un mezzo di trasporto. Ma che dico, non uno qualunque. Dovrei comprarmi la macchina dei miei sogni. Cosa? Ma come faccio a comprarti una macchina? Ma stai scherzando, sei pazzita. Sai qual è? Dai. Aspetta, mi raccomando, la voglio con... Fino a quando non l'avrò tra le mie mani, sarò arrabbiata con te. No. Basta, basta. Dintrote, amore mio. Ma dici a me o a lei? Ma che c'entri tu? Amore mio. Mi raccomando, altrimenti non ti perdonerò mai più. Speriamo che oggi ti sia riuscito a strapparmi un sorriso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e con un like se volete un motovlog. Cosa? Lascia stare, poi ti spiego. Motovlog. Vabbè, noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani! Bene, ti sto passando...